Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 5, episodio 52. In questa puntata parleremo del mito del cronovisore, che formalmente nacque nel 1926 in Amazing Stories, numero 9 per essere precisi, nel racconto The Time Eliminator, scritto da Coe. In questo racconto nacque per la prima volta il tema del cronovisore, che poi dopo diventerà una fuffola mega galattica. Lo stesso tema poi verrà ripreso sempre su Amazing Stories in una permutazione nel 1940, in novembre 1940, in una novella di fantascienza scritta da David Wright O'Brien intitolata Treasure Trove in Time, in cui praticamente da un aggeggio del 1926 che era capace di mostrare immagini del passato nel racconto di Coe, nel racconto del 1940 di David Wright O'Brien è invece una macchina fotografica che è capace di fotografare praticamente quello che è accaduto nel passato oppure nel futuro, e quindi si ritorna al tema del cronovisore e a molti altri film ripermutati poi praticamente da Hollywood. Tuttavia, prima di arrivare alle permutazioni più recenti di Hollywood, c'è da ricordare che nel 1950 tornò un'altra volta, diciamo, alla carica questo mito del cronovisore dentro Amazing Stories, in cui c'era la novella Typewriter from the Future di Peter Ward, in cui la favola è praticamente del cronovisore di fantascienza del 1926 di Coe fu permutata in diverso modo con diversi strumenti, in particolar modo una macchina di stampa delle notizie che stampava praticamente informazioni dal futuro. Quindi la cronovisione in fantascienza è la possibilità di estrarre informazioni future immaginando apparecchi usati di fantasmagoriche capacità, aggeggi che mostrano una serie di immagini statiche, apparati complessi che mostrano filmati video senza pista audio, altro hardware che offre un flusso futuro in un formato audio video, oppure radio o telefoni con misteriose capacità di collegarsi con il futuro, con il passato, intercettando solo messaggi audio, e infine altri criptici e tecnologici dispositivi che stampano notizie dal futuro in vario modo. Ovviamente Hollywood sul mito del cronovisore ci ebbe a sviluppare parecchi format, tra cui quello del 1966, The Time Tunnel, e infine arriviamo nel 1972 con Padre Ernetti che asperse il delirio della super fuffa del cronovisore. Non è finita qui, perché poi nel 2002 arrivò Minority Report da Hollywood, che anche qui siamo in una zona di cronovisione tramite praticamente dei veggenti per andare a identificare crimini futuri che ancora non erano stati perpetrati, e infine Déjà Vu nel 2006, anche qui siamo in piena fantascienza moderna farcita quindi di effetti speciali, con la permutazione appunto della cronovisione, in questo caso dal passato. Come si vede, la fantascienza moderna nei grandi film di Hollywood ha inventato molto poco, ma invece ha permutato e scopiazzato tantissimo dalle riviste Pulp Max, in particolar modo da Amazing Stories. In descrizione di questo brevissimo podcast trovate il link alle mie bloggate.
questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.